Ciao a tutti, oggi voglio farvi vedere come realizzare queste scarpette in cinigliia pensate per tenere caldo il piede di un bambino di 8-9 mesi che ancora non cammina. Sono delle scarpette molto semplici e se seguite bene la realizzazione, penso che potreste realizzarle in qualsiasi misura vogliate. Se siete nuovi e volete che io realizzi altri lavori, iscrivetevi, è gratis e aiuterete il mio canale a crescere. Poi cliccate sulla campanella per ricevere ogni lunedì la notifica dei nuovi video che pubblico. Non dimenticate inoltre di lasciare un mi piace, è molto importante per far arrivare i miei video a più persone. Per questo lavoro andrò ad utilizzare un uncinetto da 4 mm e un filo in cinghia. Inizio facendo un cappietto, avvolgo il filo intorno al mio dito e lo incrocio. Vado ad avviare 14 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Vado a misurare e sto a 9 cm. Quindi se utilizzate il mio stesso numero di uncinetto e un filo altrettanto spesso, dovete fermarvi, faccio vedere, ecco qui, 2 cm prima della misura che dovete raggiungere. Io devo raggiungere 11. Entro nel secondo punto e vado a fare 3 maglie basse nello stesso punto. 1, entro nello stesso punto. 2, entro di nuovo, 3. Proseguo con 6 maglie mezze alte, quindi getto, entro nel punto successivo, prendo il filo, ho 3 asole sull'uncinetto, chiudo tutte e 3 le asole insieme. 1. Due, tre, quattro, cinque, sei. Proseguo con 5 maglie alte, quindi getto, entro nel punto successivo, prendo il filo, ho 3 asole sull'uncinetto, chiudo 2 asole e chiudo le altre 2. 1, 2. Tre, quattro, cinque. Ora mi resta il punto finale. Nel punto finale vado a fare 6 maglie alte nello stesso punto. Quindi entro. Uno, due, tre, quattro, cinque. 6.
Proseguo con 5 maglie alte, una in ogni punto. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Ora vado a fare 6 maglie mezze alte nei prossimi punti. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Faccio una maglia bassa nell'ultimo punto. E chiudo con una maglia bassissima entrando nella parte esterna. Vado a segnare l'inizio del giro perché con la cinghia non è mai troppo chiaro. Inizio con 3 aumenti di maglie mezze alte, quindi entro nel primo punto, faccio una maglia mezza alta. Entro nello stesso punto e faccio una maglia mezza alta. Quindi 2 maglie mezze alte per 3 punti. 1, 2, 3. Questi sono i 3 aumenti. Ora vado a fare 12 maglie alte nei prossimi punti. Faccio 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 12. Ora nei prossimi 5 punti vado a fare un aumento di maglie alte, quindi 2 maglie alte in ogni punto. Una, entro nello stesso punto e 2. Questo è il primo aumento. Una e due, questo è il secondo aumento. Una, entro nello stesso punto e due, questo è il terzo aumento. Una, entro nello stesso punto, due. Questo è il quarto aumento.
una entro nello stesso punto, 2, questo è il quinto aumento. Proseguo con 12 maglie alte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tolgo il marcatore. E vado a fare una maglia bassissima all'interno della prima maglia mezza alta. Ed ecco qui che la suola è pronta. Ora devo andare a fare un giro di maglie basse in rilievo, quindi entro nel primo punto, esco nel secondo, prendo il filo e lo faccio passare e faccio una maglia bassa. Entro nel secondo, esco dal terzo, prendo il filo, lo faccio passare e faccio una maglia bassa. Entro nel terzo, esco dal quarto, prendo il filo e faccio una maglia bassa. Avrete capito che devo continuare così per tutto il giro. Proseguo così fino alla fine del giro. Terminato il giro di maglie basse in rilievo, proseguo facendo due giri di maglie basse, semplicemente entrando nell'intero punto. Quindi entro nell'intero punto e faccio una maglia bassa. Segno l'inizio del giro, altrimenti non saprò quando finisce. E proseguo così entrando nell'intero punto e facendo una maglia bassa. Terminato il giro di maglie basse, vado a fare una maglia bassissima nel punto successivo. Entro, faccio una maglia bassissima, una catenella di sicurezza, stringo e vado a nascondere il filo all'interno del lavoro, sia questo che questo filo, tutte e due. Taglio la parte in eccesso. Ecco che la suola della scarpa è pronta. In realtà, finita la parte sotto della suola, io l'avevo già misurata, mi sono dimenticata di farvelo vedere, quindi andiamo a vedere quanti centimetri ho raggiunto. Ecco, sono 12 centimetri, ho un centimetro in più, ma va bene. La scarpa sarà più comoda. Ora sono andata a dividere la parte della scarpetta che ho appena fatto così. Praticamente sono andata a trovare il centro e da qui sono andata a contare 8 punti da un lato e 8 punti dall'altro, per un totale di 16 punti. Inizio da un punto qualunque, tolgo il marcatore, entro con l'uncinetto. In questo caso vado a cambiare colore, inizio facendo un cappietto, quindi avvolgo il filo intorno al mio dito e faccio il cappietto.
Prendo il cappietto e lo faccio passare. Inizio facendo 3 catenelle. 1, 2, 3. Ora, nel secondo punto, vado a fare una riduzione di maglie alte. Getto, entro nel secondo punto, prendo il filo, ho 3 asole sull'uncinetto, ne chiudo 2 e mi fermo. Getto. Entro nel punto successivo, prendo il filo, ho 4 asole sull'uncinetto, chiudo 2, mi fermo, chiudo tutte e 3 le asole che mi sono rimaste insieme. Questa è una riduzione di maglie alte. Proseguo facendo 2 maglie alte nei punti successivi. Una. Due. E ora di nuovo vado a fare una riduzione di maglie alte. Ve la faccio vedere di nuovo. Getto, entro nel punto, prendo il filo, chiudo 2 e mi fermo. Getto, entro nel punto successivo, prendo il filo, chiudo 2, mi fermo, chiudo tutte e 3 le asole insieme. Di nuovo vado a fare 2 maglie alte nei prossimi 2 punti. 1, 2. Devo proseguire con una riduzione e 2 maglie alte fino ad arrivare a questo marcatore. Devo finire sempre a specchio di come ho iniziato, quindi ho iniziato con una maglia alta e una riduzione, a specchio termino con una riduzione e una maglia alta. Nella riga 2 faccio una catenella, giro il lavoro, entro nel secondo punto, inizio con una riduzione, entro nel secondo punto, prendo il filo. Entro nel punto successivo, prendo il filo, ho 3 asole, chiudo tutte e 3 le asole insieme. Questa è una riduzione di maglie basse. Ora vado a proseguire con 8 maglie basse e concludo con una riduzione. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Mi fermo 2 punti prima della fine perché vado a fare una riduzione. Entro nel primo punto, prendo il filo. Entro nel punto successivo, prendo il filo e chiudo tutte e 3 le asole insieme. Nella riga 3 faccio una catenella, giro il lavoro e ora vado a chiudere la parte superiore facendo tutte maglie alte a metà. Significa getto, entro nel primo punto, prendo il filo, ho 3 asole, chiudo 2 asole insieme e mi fermo. Getto, entro nel punto successivo, prendo il filo, ho 4 asole, chiudo 2 e mi fermo. Getto, entro nel punto successivo, prendo il filo, chiudo 2 e mi fermo. Proseguo così fino alla fine. Chiudo 2 e mi fermo. Getto, entro, prendo il filo, chiudo 2 e mi fermo. Getto, entro, prendo il filo, chiudo 2 e mi fermo. Getto, entro, prendo il filo, chiudo 2 e mi fermo, getto, entro, prendo il filo, chiudo 2 e mi fermo, getto, entro, prendo il filo, chiudo 2 e mi fermo, getto,
entro, prendo il filo, chiudo 2 e ora vado a chiudere tutte le asole che ho sull'uncinetto insieme. Quindi prendo il filo e chiudo tutte le asole insieme. Ora passo all'interno dell'asola con una catenella. Faccio una catenella di sicurezza e la parte anteriore della scarpetta è pronta. Taglio il filo, stringo e con l'ago lo vado a nascondere all'interno del lavoro. Ora vado a fare la linguetta della scarpa. Naturalmente in questo caso non avete dei punti ben definiti, quindi dovete fare un po' occhio. Vedete, entro e vado a fare 10 maglie basse. Faccio una catenella, entro nel punto successivo e le conto. 1. Due, tre, quattro, cinque, sei. Sette, otto, nove e 10. Così mi sono creata una linea di punti dai quali posso iniziare a lavorare la linguetta. Nella riga 2 della linguetta faccio 2 catenelle, una, due, giro il lavoro. Vado a entrare direttamente nel primo punto, non nel secondo, e vado a fare una fila di maglie alte. Nella riga 3 della linguetta faccio una catenella, giro il lavoro. E vado a fare una riga di maglie basse, quindi entro in ogni punto e vado a fare una maglia bassa. Faccio nella riga che segue, faccio 2 catenelle, 1, 2, giro il lavoro e vado di nuovo a fare una riga di maglie alte. Ultima riga, faccio una catenella, giro il lavoro, inizio con una riduzione, quindi entro nel primo punto, prendo il filo, entro nel punto successivo, prendo il filo e chiudo tutte e tre le asole insieme. Ora devo proseguire con 6 maglie basse e concludere con una riduzione. Mi fermo 2 punti prima della fine perché concludo con una riduzione. Faccio una catenella di sicurezza e taglio. E così ho fatto anche la linguetta della scarpa. Il filo in eccesso lo vado a nascondere all'interno del lavoro. Arrivata qui,
Devo andare a fare tutta la parte posteriore della scarpetta. Quindi inizio facendo un cappietto, prendo il filo, lo avvolgo intorno al mio dito e incrocio. Vado a contare 1, 2, 3 punti, entro nel terzo, esco nel quarto, prendo il cappietto e lo faccio passare. Faccio una catenella, entro di nuovo nel terzo, esco nel quarto, prendo di nuovo il filo e faccio la prima maglia bassa. Ora entro in quello precedente, nel secondo, esco nel terzo, prendo il filo, lo faccio passare, faccio la seconda maglia bassa. Entro nel primo, esco dal secondo, prendo il filo e faccio la terza maglia bassa. Ora entro sui punti non lavorati, quindi qui su questi punti, e vado a fare un giro di maglie basse. Una in ogni punto che incontro. Fino alla fine del giro. Arrivata di nuovo ai punti già lavorati, entro, prendo il filo, faccio la prima maglia bassa. Entro dal secondo, esco dal terzo, prendo il filo e faccio una maglia bassa. Entro dal terzo, esco dal quarto, prendo il filo e faccio un'altra maglia bassa. Quindi in totale mi sono ricollegata, ho fatto 1, 2, 3 punti lavorati. Faccio una catenella e nel giro 2 vado a fare di nuovo un giro di maglie basse. Quindi entro nel secondo punto e vado a fare un giro di maglie basse. Ormai sono ben definite e non ci si può sbagliare. Nel giro 3 faccio una catenella, giro il lavoro, faccio altre due catenelle, 1, 2, salto il secondo, salto il terzo punto, entro nel quarto e faccio una maglia bassa. Così ho formato il primo buchino dove andrò a mettere il laccetto della scarpa. Proseguo con una maglia bassa in ogni punto per tutto il giro e qui vi faccio vedere come terminare. Mi fermo 3 punti prima della fine, 1, 2, 3, faccio 2 catenelle, 1, 2, salto 2 punti, 1, 2, entro nel terzo e vado a fare una maglia bassa. Così ho formato di nuovo il buchino, come all'inizio. Nel giro 4 faccio una catenella, giro il lavoro, entro nel buchino, non so se riesco a farvi vedere, entro nel buchino e inizio facendo due maglie basse nel buchino, una e due. Ora, dai punti che seguono il buchino, vado a fare una maglia bassa in ogni punto. Faccio una maglia bassa in ogni punto per tutto il giro e alla fine vediamo come concludere. Arrivata al buchino, vado a fare una maglia bassa all'interno del buchino e poi una riduzione, quindi entro, prendo il filo, entro nel primo punto, quello dopo il buchino, prendo il filo, ho tre asole sull'uncinetto. Chiudo tutte e tre le asole insieme. Così è venuto proprio identico all'inizio. Nel giro 5 faccio una catenella, giro il lavoro, parto dal secondo punto e inizio con una riduzione. Quindi entro nel secondo punto, prendo il filo, entro nel terzo punto, prendo il filo. Ho tre asole sull'uncinetto, chiudo tutte e tre le asole insieme.
Ora faccio 2 catenelle, 1, 2, salto i due punti successivi, 1, 2, entro nel terzo e faccio una maglia bassa. Da adesso in poi vado a fare una maglia bassa in ogni punto per tutto il giro. E qui vediamo come concludere. Arrivata dalla parte opposta, mi fermo 4 punti prima della fine. 1, 2, 3, 4. Faccio 2 catenelle. 1, 2. Salto 2 punti. 1, 2. Entro nel terzo e ora devo fare la riduzione. Quindi entro, prendo il filo. Entro nel quarto. Prendo il filo, ho 3 asole sull'uncinetto, chiudo tutte e 3 le asole insieme. Ero partita con una riduzione dalla parte opposta, quindi ho concluso con una riduzione. Faccio una catenella, giro il lavoro, entro dentro il buchino e faccio una maglia bassa. Entro di nuovo nel buchino, faccio un'altra maglia bassa. Ora in ogni punto che incontro vado a fare una maglia bassa per tutto il giro. Alla fine vi faccio vedere come concludere. Vado a concludere il giro, mi sono fermata prima del buchino, entro nel buchino, faccio una maglia bassa e ora devo fare una riduzione, quindi entro nel buchino, prendo il filo, entro nel primo punto, prendo il filo. E chiudo tutte e 3 le asole insieme. Nel giro 7 faccio una catenella, giro il lavoro, inizio con una riduzione, quindi entro nel secondo punto, prendo il filo, entro nel terzo punto, prendo il filo, chiudo tutte e 3 le asole insieme. Ora devo di nuovo creare il buchino, quindi vado a fare 2 catenelle, 1, 2. Salto un punto, salto il secondo punto, entro nel terzo e faccio una maglia bassa. Proseguo facendo una maglia bassa in ogni punto fino alla fine del giro. Arrivata alla fine del giro, mi fermo 4 punti prima della fine. 1, 2, 3, 4. Faccio 2 catenelle, 1, 2, salto 1, 2, entro nel terzo e faccio una riduzione, quindi prendo il filo, entro nel quarto punto, prendo il filo e chiudo tutte e 3 le asole insieme. Così ho formato il terzo buchino. Ottavo e ultimo giro, faccio una catenella, giro il lavoro. Entro nel buchino e faccio la prima maglia bassa. Entro di nuovo nel buchino, faccio la seconda maglia bassa. Ora in ogni punto faccio una maglia bassa per tutto il giro. Alla fine vi faccio vedere come concludere. Mi sono fermata prima del buchino, all'interno faccio una maglia bassa. E poi vado a fare una riduzione, quindi entro nel buchino, prendo il filo, entro nel punto successivo che è quello finale, prendo il filo, chiudo tutte e 3 le asole insieme. E la scarpetta è terminata. Faccio una catenella di sicurezza. Taglio, e con l'ago vado a nascondere il filo all'interno del lavoro. La scarpetta è quasi pronta. Manca il laccetto frontale. Per i laccetti vado ad utilizzare un filo marrone simile al marrone della ciniglia. E un uncinetto da 2,5 mm.
In realtà la realizzazione non ve la faccio vedere con questo filo perché oltre a essere quasi del colore della mia pelle è piccolino e forse si vedrebbe un po' male. Quindi vi faccio vedere come realizzare il laccetto con un filo più grande e un uncinetto da 3,5 mm. Inizio facendo il nodino iniziale, quindi avvolgo il filo intorno al mio dito e incrocio i due fili. E ora vado ad avviare 3 catenelle, 1, 2, 3. Salto il primo punto, entro nel secondo, prendo il filo e lo faccio passare. Ho due asole sull'uncinetto. Entro nel terzo punto lavorato, prendo il filo e lo faccio passare. Ora ho tre asole sull'uncinetto. Vado a chiudere insieme così, a stringere la prima e l'ultima. Sfilo l'uncinetto, lascio solo la prima asola. Prendo il filo e lo faccio passare. 1. Entro nella seconda. Prendo il filo e lo faccio passare. 2. Entro nella terza. Prendo il filo e lo faccio passare 3. Di nuovo vado a stringere bene il primo e l'ultimo. Sfilo l'uncinetto lasciando solo la prima asola. All'esterno prendo il filo e lo faccio passare 1. Entro nella seconda, 2, entro nella terza, prendo proseguo. Raggiunta la lunghezza desiderata, basterà prendere la prima catenella e passarla all'interno delle altre due. Fare una catenella di sicurezza ed ecco che il cordoncino tubolare è pronto. Terminato il filo fatto con il tricotin, vado a mettere il laccetto alla scarpa. Quindi inizio da qui. Salto un punto, entro nel primo punto, entro nel primo punto dall'altro lato, entro nel secondo punto, entro nel secondo punto dell'altro lato. E ora esco dal primo. Le due estremità devono avere la stessa lunghezza. Se non hanno la stessa lunghezza, vado leggermente a tirare e a sistemare i laccetti. Quando hanno raggiunto la stessa lunghezza, vado a fare il fiocchetto. Ecco qua, le scarpette sono pronte. Sistemo dentro, io ci ho messo un po' di carta per farle stare ferme, altrimenti non si terrebbero dritte così bene. Il tutorial è finito, se volete ci vediamo lunedì prossimo. Ciao!